Prima di iniziare, saluta l'altra Elisa. Ciao Eli. Nome? Elisa. Elisa. Cognome? Longoborghini. Balsamo. Età? 30. 24. Soprannome? Eli, Longo, Lamborghini. Basta. Barzi. Perché hai iniziato a correre in bici? Perché mio fratello correva in bici. I miei genitori erano appassionati e dopo aver provato tanti sport ho deciso che la bicicletta era il mio preferito. La tua prima bici? Una Latella gialla. Una Colnago rossa. Quante vittorie in carriera? Passo. Non lo so. La corsa che vorresti assolutamente vincere? La Freccia Vallone. Giro delle Fiandre. Facci vedere come esulteresti se dovessi vincere quella corsa. Un po' rigida. È l'acido lattico. Sempre così, come faccio io. Quante corse vincerai quest'anno? Il più possibile. Non lo so, non lo dico, sono un po' scaramantica. Posizione preferita in bicicletta? Mani basse. Quando si arriva così, scusa. Canzone preferita? You Get What You Give, dei New Radicals. Canzone preferita? Direi una di Cesare Cremonini, ma è difficile sceglierne solo una. Cantala. No. Perfettino. No. Non lo so. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Cosa ami del ciclismo? L'adrenalina che ti dà stare in gruppo e attaccare gli avversari. Il fatto che venga considerato uno sport individuale, ma in realtà è uno sport completamente di squadra. Cosa odi del ciclismo? Farmi staccare. La fatica. Riti scaramantici? No. Uso sempre la stessa fascetta per i capelli in gara. Fino a quanti anni correrai? Fino a quando ne avrò voglia. Non troppi, sicuramente l'Elisa correrà molto più di me. C'è un po' di rivalità con l'altra Elisa? No. No, perché io in salita proprio non ne parliamo, lei in volata non ne parliamo, quindi ognuno il suo territorio. Sicura? Sì. Sicurissima. Il tuo peggior difetto? Sono testarda. Sono permalosa. Il tuo miglior pregio? Sono testarda. La determinazione. Il suo peggior difetto? Vuole tanto da se stessa. Troppo da se stessa. Ogni tanto è un po' psycho. Perdonami, ti voglio bene. Il suo miglior pregio? È sempre solare. La resilienza, direi. La determinazione anche per lei. L'avversaria che stimi di più? Kasia Nevadoma. Marianne Vos. L'avversaria che temi di più? Annemiek van Vleuten. Lorena Vives. L'avversaria meno simpatica? Quella che mi batte. La van Vleuten, perché ormai vince tutto lei, non lascia niente alle altre. Su 10 volate, quante ne vinci contro Elisa Balsamo? Ma non vinco neanche quando attacco il tacchetto per partire dal parcheggio. Su 10 volate, quante ne vinci contro l'altra Elisa? 11. Cambieresti la tua Roubaix con il suo mondiale strada? No. Cambieresti il tuo mondiale strada con la sua Roubaix? No. La cosa che più le invidi? Lo sprint. Allora, in realtà le invidio due cose. Una è la costanza con cui riesce ad andare sulle salite sempre a tanti watt costanti, e la seconda è l'abilità in discesa. Avete mai litigato? No. No. Cosa ti fa arrabbiare di lei? Ma al momento niente. Vabbè, a volte quando la vedi proprio più serena a dormire al mattino fino alle 10 come un sasso, ti fa arrabbiare perché vorresti dormire tanto come lei. Mi fa arrabbiare quando non ci crede, quando... prima che arrivassi io, per lei si arrivava in un gruppetto di 5 e faceva sesta. Adesso per fortuna sono riuscita a convincerla che può farcela e ci deve credere. La cosa che dice più spesso?
mi sto spazientendo. Non saprei questo. Chi è la più simpatica? Beh, Elisa. La più vanitosa? Elisa. Io, mi sa. Chi si arrabbia di più in corsa? Io. La più precisina? Elisa. La più forte in volata? Vabbè. Io. La più forte in salita? Lei. La più forte a crono? Tra qualche anno ne riparliamo, per ora io. Lei. La più forte a piedi? Credo Elisa, perché facevi 400 ostacoli. Lei. La più forte a braccio di ferro? E non la sfiderei, a braccio di ferro, la balsamo, quindi lei. Ma sicuramente lei, io sono una schiappa. Chi ha più voglia di allenarsi? Io. Lei. Siete al mondiale, in fuga assieme, e mancano 2 chilometri. Cosa le diresti? Eli, io tiro, tu fai la volata. Se non ci sono più strappi o salite, le chiederei di tirarmi la volata. Falle un augurio per un grande 2023. Spero che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni giù e su dalla bicicletta. Ti auguro di toglierti tante soddisfazioni e realizzare i tuoi sogni. Falle un augurio per un grande 2023, ma in tono di sfida. Ti auguro di provare a battermi in salita. Allora, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e poi di raggiungere qualche watt in più in volata. Fallo in augurio in tono arrabbiato. Provo a battermi in salita. Mi raccomando, buona compagna di camera. Fallo in augurio in tono triste. Facciamo una volata? Non farmi disperare, per favore. Io sarò bravissima. Salutala e mandale un bacio. Ciao Eli. Ti voglio bene. Siete al mondiale in fuga assieme e mancano 2 chilometri al traguardo. Cosa le diresti? Giochiamocela. Bim bum bam.